Buonasera! Grazie. Grazie, generosi. Sono veramente commosso. Chiedo scusa al pubblico a casa, ma senz'altro questo entusiasmo, grazie, è determinato dal fatto che questa è la nostra ultima serata, e infatti siamo qua con questa serata, qua da Bucce di Banana, che dovrebbe servire a dare in qualche modo il saluto bene augurale per questa estate ormai alle porte, come dire, come ogni scuola che si rispetti, anche l'istituto Mani in Pasta chiude i battenti e prende le sue vacanze. Molti sono già con la mente al mare, ai monti, in crociera, al fresco. Molti al fresco ci hanno paura di Pirice, nel senso che il processo Cusani è soltanto il primo delle grandi kermesse giudiziarie in programma come lascito della prima repubblica. D'altro canto c'è chi lascia denari, chi debiti e chi anni di galera. Prima Repubblica requiescat in craxi. Quante cose sono successe da quella prima puntata del primo gennaio di Bucce di Banana ad oggi. Non sono passati soltanto 4 mesi, ma 4 mesi luce. La sinistra ha perso, la destra ha vinto, Berlusconi se si sveglia non ci crede. Perciò noi dedichiamo quest'ultimo giorno di scuola ad un consuntivo del tempo trascorso, ed eccoli questi virgulti che si apprestano a vivere la loro estate in questo ultimo giorno. Avanti ragazzi! In classe! Fatemi dire in classe! Scusatemi! Bene ragazzi, non vi scalmanate come succede sempre all'ultimo giorno. Il tema di questa lezione conclusiva è: come nasce la Seconda Repubblica? Prendiamone uno a caso.
Ah, io? Sì, te. Ci cerchia, vieni, vieni qua. Allora, sì. Che cosa si dice? A casa tua, cosa si dice della Seconda Repubblica? Si dice benissimo. Mio padre dice che Berlusconi è l'uomo giusto al posto giusto. E anche la mia mamma dice che lui è l'uomo della teleprovvidenza. Scusa, ci cerchia, ma la tua non era una famiglia di progressisti? Ah, mio, no, quando mai? Marco! Marco, ma se avete dato tutti pochetto! Noi no, te sbaglio un qualche d'un altro, che stai a dire? Ci cerchia, ma dove lavora tuo padre? Alla RAI! Ho capito, allora mette da sede, se no te frega nel posto pure a te. Vai, vai! Sentiamo! Sentiamo un altro alunno preso a caso! Cosa ridi? Martufello, Seconda Repubblica! La Seconda Repubblica a casa nostra a Sezza l'abbiamo festeggiata con una gran magnata! C'era pecora! Ah, avete mangiato l'agnello! No, c'era l'onorevole Bontempo, detto pecora! Che mo forse diventa ministro e così compare Zappitto diventa ambasciatore. Ma perché compare Zappitto conosce le lingue? E le conosce, sì, sai, il sezzese, il napoletano, il calabrese e pure qualche parola d'italiano. E in più è stato molto all'estero. Ah sì, e dove? Toscana, Marca, Ascolpiceno. Ah bene, ma questo compare Zappitto, dunque, tu pensi che sia in grado di ricevere un incarico importante in questo governo? Sì, perché io ser pecora so compari. Dormivano insieme nella stessa automobile al tempo che il pecora ninja aveva una vira. Ah ecco, ma tu mi potresti dare l'indirizzo di compare Zappitto perché sai, io vorrei conoscere il pecora. E come no, l'indirizzo è compare Zappitto, Prati, Fiscali, Sezze. Lui sta sempre lì, in mezzo alle bestie. Ecco, va bene, bravo, vai al posto, sentiamo, adesso... della Seconda Repubblica è il nostro caro viscido alunno Nicolino. Chi se ne frega, signor Preside? Nicolino, è questo il modo di salutare? Eh sì, signor Preside, anzi, saluto a lingua tesa. Tanto è l'ultimo giorno, che me puoi fare? Avanti, Nicolino, su, rispondi. Tu come definiresti la neonata Seconda Repubblica? Sì, la so, la Seconda Repubblica neonata è un grande esempio di consociativismo sessuale. Come consociativismo sessuale? Eh sì, perché se ci si è fidanzato, Bossi se l'è sposata e Berlusconi se l'è portata a letto. Che concetto elementare della situazione politica. E Occhetto? È rimasto con la canna nelle mani. Eh? Cosa vuoi significare con questa affermazione? Motivala, spiega! Citazione dal Gattopardo. Oh, facciamo delle citazioni dotte adesso. Dunque tu conosci Tomasi di Lampedusa? Chi parla di mio zio? Grazie. Grazie. Professoressa Leonida, non ci dica che lei è la nipote del famoso scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Certamente, un caro zio Peppe. Io nacqui nel palazzo piccolo di Tornafucato, ricordo che da bambina giocavo con un piccolo gattopardino. Di peluche? No, in carne e ossa. E non c'era pericolo per la sua vita? Sì, dopo due volte che l'ho mandato all'ospedale me l'hanno dovuto togliere dalle mani. Ecco, appunto. Ragazzi, c'è tra noi la professoressa Leonida. Salutiamola degnamente, definitivamente, avanti. Con una bella canzone di Marco Masini. E come fa, come fa? Tre. Silenzio! Il primo che nomina quella parola io lo scoscio a posto. Ma non è il titolo della canzone di Marco Masini. E io a Masini tu metto mezza colla, capito? No, professoressa, su, venga qua, non la prenda così. Suino, professoressa, sei un suino. Professoressa, cerchi di capire che effettivamente Marco Masini l'ha scritta quella canzone. Sì, però dire alla signora professoressa vaffa. Bravo, bravo Nicolino. Bisogna dire anche quante volte. Fuori di qua, via, subito, fuori, ma ti voglio subito vedere, la cosa che è anche passata.
Professoressa Marini, lei è il primo raggio di sole della Seconda Repubblica che viene ad illuminarci. Che gentile. Oh, ragazzi, salutate degnamente la professoressa Marini, avanti. Basta che c'è sto sole, c'è rimasto male, la tenda ancora corre la canzone del cantare. Cantare a posto, maleducati, anche se l'ultimo giorno, forza, avanti. Suino, sei sempre tu, a posto, se ti prendo ti scoscio, suino, sei un suino. Professoressa, cerchi di giustificarli, su, è l'euforia dell'ultimo giorno di scuola. Ma su, io capisco l'euforia, ma devono portare rispetto alla propria insegnante, Ma su, professoressa Leonida, sia un po' indulgente. Indecente? Non lo fui, non lo sarò mai, ha caputo bene? Ma tu guarda che cosa uno si deve sentire da questa cosa moscia. Ma è indecente. Professoressa, guardi che ho sentito anch'io effettivamente la professoressa Marini. Ha detto un'altra cosa. Certo, lei pronto a giustificarla. Guarda, adesso io ce lo voglio dire qua davanti a tutti. Lo dica. Perché l'ha sempre preferita a me? Che cosa ho io che lei sarà, Che cosa? Guarda come piange. Professoressa, non faccia così. Io per lei ho sempre avuto il massimo rispetto. Torniamo al tema della giornata. Come vede il futuro della Seconda Repubblica? Bono, molto molto bono. Berlusconi mi ha telefonato stamattina. Ma come, Berlusconi, con tutto quello che avrà da fare in questi giorni, ha trovato il tempo di telefonarle? Precisamente, Bido, precisamente. Ah, e qual è stato l'argomento della telefonata? La formazione del nuovo governo. Mi ha chiesto poco consiglio sulla scelta dei ministri. E lei chi ha indicato? Ci ho detto, vedi Silvio, tu dovresti scegliere alla giustizia... Pannella? Svazzinegger, quaccio cazzottoni o problema da delinquenza e Terminator. E dunque io vi dissi bono, molto molto bono, all'interno Silvestri Stallone, mentre Sharon Stone ai beni culturali. Per me invece Tom Cruise all'interno farebbe molto molto bene. Senta, ma lei professoressa, il tesoro a chi lo darebbe? Solo che mi sapesse amare follemente. Ma io parlavo del tesoro in senso di ministero. Ma che cosa parla? Cosa parla di politica con la cosiddetta professoressa Valeria? Signor Pippo, per dirci la verità, il tesoro... ci dassi a lei. E io rifiutassi. Non sape cosa si pensi. E spero di non saperlo mai. Senta, signora Valeria, noi auguriamo... auguriamo al presidente Berlusconi di formare presto e bene il nuovo governo, vero signorina Valeria? Senz'altro. E lei sarebbe disponibile? Per fare la ministra? Eh sì, ma purtroppo la Camera già gli ha fregato il posto Irene Pivetti. Eccola! Che? Eccola! Che? Eccola! La foto della Pivetti nuda! Sì, l'ho pagata 70 milioni in begole. Niente male, niente male. Questa ve la faremo vedere dopo, perché adesso in omaggio al nuovo, noi ancora una volta intoniamo il nostro inno al nuovo. Musica! Yeah.
la plastica facciale, ma sotto sotto è proprio tale quale, e di sparire proprio non gli va. Sugli albori della Seconda Repubblica. Oh, ma ecco che arriva l'onorevole Occhetto. Buonasera. Buonasera, onorevole. Buonasera. Buonasera. Passavo di qui e sono venuto a salutare quel mio piccolo aspirante imitatore, quello che diceva quelle cose inverosimili, che poi però si sono puntualmente avverate, onorevole. Oh, ma eccolo. Buonasera. Onorevole, anche lei è qua per dirci addio. Con estrema chiarezza e nel modo più monozigotico e calabro lucano, nego di essere disposto a dire addio o ciao o arrivederci o salutami a sorta o stammi bene a chicche o a checche sia. Io, in altre parole, non me ne vado. E allora me ne vado io per il momento. E ribadisco qui nel modo più zuzzurellone che non me ne andrò per il semplice motivo che nella maniera più polimaterica e lambo sacrale io non ritengo soprattutto di doverlo fare. E questo perché il compagno D'Alema è il protagonista del secondo momento inquisitario. Onorevole Occhetto, ma che capro va dicendo? Ma sì, lo sanno tutti che da un momento all'altro il compagno D'Alema ti farà le scarpe. Ma con estrema chiarezza e nel modo più microcefalico io vengo qui a dichiarare che il fedele compagno D'Alema non aspira a rifarmi né le scarpe né i pedalini né su la pancera o la maglietta della salute. Il segretario del partito, Gallina Vecchia, fa buon brodo, sarò io domani come sempre. Ma come? Ma se vanno dicendo che il compagno Veltroni, tanto per un pannomi, c'ha bella che è pronta una carattata da carci in culo mandata a quel paese. Ma respingo nel modo più suffumisico e pallarolo una siffatta boccaccevole insinuazione. Mentre io vi parlo, il compagno Veltroni sta scrivendo un pezzo che apparirà su entrambe le unità di domani sotto il titolo "Se Achille me lo chiede, sarò il suo Emilio Fede". E questo... Io lo affermo nel modo più sodomitico, emostatico, salso iodico, c'è sta qualcuno che mi dà una mano per favore, condotto e l'ipocantropico. Io questo qui lo affermo nel modo più mogli e tuoi dei paesi buoi. Chi la dura la perde, il pelo perde il vizio ma non il lupo. Tutti i pettini vengono al nodo. Proprio una farsa, un'imitazione grottesca,
Ma dove le trovate simili baggianate? Le inventate? Certamente, lei però ci dà una grossa mano, onorevole. Tanto che gli toccherebbe anche una fetta dei diritti d'autore. Potrei devolverli ad una fondazione per l'unità del fronte progressista. Diaretta, se li mangi. Lei crede sia meglio? Ma perché lei no? Onorevole, vada, vada, ci vediamo più tardi. Dopo c'è un altro momento politico al quale lei non può mancare. E noi ci occupiamo del tema, uno dei temi prediletti di questo nostro istituto, la conoscenza degli altri popoli attraverso la loro musica. Prendiamone uno a caso. Tu, Cicerchia, vieni qua, l'estate alle porte, dove hai deciso di andare in vacanza per conoscere altri popoli. Io andrò a Rio. Rio de Janeiro, complimenti. No, a Rio Frasico, in provincia di Caserta. In dove che ci sono molti extracomunitari che raccolgono i pomidori sul campo di mizio, onde sì che per cui con una botta solo io conosco i popoli di mezzo mondo. Bene, e come comunichi con loro, che lingua parli? Più che altro gestuale. Gestuale? Fammi un esempio. E che hai detto? Vuoi venire a raccogliere i pomodori a 10 miliardi al giorno? E lui che risponde? E che vuol dire? Che se non trovate faccio un pomidoro così. Sì, va bene, vai al posto, vai al posto, vai al posto. Questa sarebbe la cultura gestuale, ma dimmi tu. Sentiamo un altro dei nostri allievi a caso. Sì, signor Messi. Allora, Martufello, tu sei sempre stato sensibile alla cultura musicale degli altri popoli, vero? Sì, signor Maestro, per esempio la vuole sentire la cultura di Sgurgola, provincia d'Avezzano? Ma certo, mio caro, sarà certamente un canto pastorale, esibisci, ti prego. Come no, sento un po'. Fiore di ciccia! Si venga a fare l'amore, spiccia spiccia! Domani ti ricalo una salsiccia! Sarei una vergogna, tu vai via, come ti permetti di storpiare così la musica del nostro paese. Io parlavo della conoscenza degli altri popoli e c'è un popolo in particolare che abbiamo già trattato, sul quale non eri preparato, il Messico. Cosa sai dirci del Messico? Il Messico è un grande paese. Esso produce sombreri, chitarre e involtini di carne col sellero. E coperte con un buco in mezzo che ci si infila alla testa e subito diventa messicano. Esso anticamente era abitato dagli Aztechi, che poi furono civilizzati, cioè ammazzati tutti, di più ninja. Di più ninja. Non l'ha nemmeno ripassato. Questo per lui è il Messico. E non hai mai sentito parlare della grande rivoluzione messicana, di Pancho Villa, di Emiliano Zapata? Pancho Villa era un grande rivoluzionario, cugino di Emiliano Zapata e zio di Gian Menà. Che difatti, quando in Messico succede qualche brutta cosa, subito arriva Gian Menà in televisione e le cose cambiano da così a così. Di più proprio ninja. Vai via, disgraziato, vai via, non sei degno di questa lezione. E noi finalmente ci immergiamo nel Messico attraverso la sua espressione musicale più esplicita, più accattivante, la musica. Messico, musica! La cucaracha, la cucaracha. Voglio al Messico volare e vado a caccia di muchacha sto a beccar la cucaracha, il sombrero e la guitar, las muchachitas, los caballeros, vamos todos a bailar. Thank you.
voglia di magna. La cucaraccia con la focaccia, Marte avanza in quantità. Solamente una fa, sempre da voglia di bailar, voglio la bimba, voglio la bamba, bimba bamba por danzar. Siamo arrivati al momento delle vacanze VIP. Su una delle più note terrazze della capitale, i personaggi del jet set stanno facendo progetti per l'estate. Molti si chiedono Sanremo o Portofino, altri invece San Vittore o Porto Longone. Tutto dipende dagli astri e dal buon cuore di Di Pietro. Oh, ma ecco che arriva la padrona di casa, l'astrologa e veggente Deborah. Ciao, ciao. Io sono Lady Deborah, paranormale, parapsicologa e paravenda. Io indovino il futuro, ricevo solo per appuntamento nel mio studio. Sono lo studio a Roma, a Milano, a Parigi e a Genzano. Io indovino il futuro a tutti i VIPs. Io sono quella che ha detto a Berlusconi che vinceva le elezioni e a Spadolini che lo faceva in a Peperini. Stasera sto qua perché organizzo un astro party pieno dei VIPs. Oh! Ma eccole le prime ospiti, le due adolescenti più famose del mondo, Ambra de Nunella Rai e la figlia del presidente Clinton, la giovanissima Cessa. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, come state, come state? Io sto bene. Se i giornali continuano a parlare di me, tra un po' mi chiamano al governo. Mamma. Bella. Cessa, please don't go, please don't go. Ciao, ciao a tutti quanti, ciao. Ciao, sono Cessa, la figlia di Clinton. Pure io voglio andare al governo. Vado al governo come ambasciatrice USA presso Berlusconi. Please don't go. Ma che? Please don't go. Ma che fai, mi copi? E buon compagni, ma che vuole sta scimmia, oh? Ah, astrologa, mi ha detto scimmia, mi ha detto. Sì, mo sta buona, ti ha detto in senso affettuoso. E su, mettete là, sulla liana, sta buona. Ah, non ci voglio andare, non ci voglio andare sulla liana. Se ci vai, ti do le noccioline e ti do pure una bella banana. No, non ci voglio andare, non ci voglio andare. Vai nel tuo culo. Ah, astrologa, mi ha detto tuo culo. Ho capito. Palla, stare zitta, se no ti faccio bombardare la palla di vetro da Papesa. Io non sono il tuo collo. Non strilla, mo ce penso io. Vieni qua un po' qua, puffetti. Vieni qua, vieni. Buon compa, mi senti?
Non gli devi dire tu culo a sta ragazzina qua, che il padre le manda le marines, non sa la regia. Le marines, se sì, te fa la Cambogia, in campana, eh? In campana, eh? Buone dritte che sta arrivando Androspite, lo sento, lo vedo da qua, dalla palla. Guarda la palla insieme a me, guarda qua. Chi c'è, chi c'è, chi c'è? Gianfranco Funari! Buonasera, sono Funari. Non ho capito bene che sta succedendo, c'è qualcuno che me lo può spiegare. Spiega la camera, di qua. Fanno un bel primo piano ai denti, a 360 gradi. Ogni dente è uno sponsor. Oh, e tu chi sei, ragazzi? Miascola e tortellini. Ma te scolo in testa, buon compagno, ma io sono un mito dei giovani, i tortellini te li vai a scuola a te, eh? Perché la perdoni? Io scolo i tortellini. Io, se non voglio scolare essa, scolo io. Ah, ragazzi, te no, che mi terrorizzi l'audience. Ce lo veni te? Io sono la veggente. La veggente? E che veggi? È il futuro. Nel tuo, per esempio, vedo che le corna sono tanto, tanto... E le corna sono tante? Oh, ma che corna? Ma che hai capito? Le corna del toro, il tuo segno zodiacale, sono tanto, tanto, tanto forti. Tu avanzerai a testa bassa verso... Il successo? No, verso la scuola bassa. E sta a scuola sempre i tortellini, eh? Basta, basta a parlare di tortellini, perché qui vedo un altro lustre ospite che sta per arrivare. Dai tortellini ai selleroni. Il sellerone più importante d'Italia, eccolo, eccolo, è Luca Giurato! Buonasera! Sono Luca Giurato e vengo apposta la domenica in per dire a tutto il mondo: Mara, quanto sei bella, quanto sei bionda! Mara, Mara! Ma che te strilli? Ando sta la tua famosa partners, Mara Venier? Mara, Mara, aiuto, non ci sei! Mara, Mara! Buonasera, sono Mara Venier, domenica io. Ma te vuoi sta zitto, gallinaccio, che non sei altro? Sono arrivata, no? Eccomi qua, scusatelo, sto giugiolone. Sì, Mara, quanto sei bella, quanto sei alta, sei tanta. Mara, chiedimi tutto, faccio qualunque cosa. Devo cantare, canto, devo ballare, ballo, devo parlare. Te devi sta zitto, parlo io che so più pratica. Allora, Deborah, cosa c'è nel futuro di Domenica Inn? La collaborazione di una grandissima artista, sempre importante, sempre bella, sempre verde. Gina Lollobrigida! Buonasera, sono Gina vostra. Siete stupende, grazie. Grazie, grazie, sono Gina vostra, siete stupendi, eccezionali, meravigliosi. Ve lo dico col cuore in mano, mi c'è rimasto dopo l'ultimo lifting. Quanto siete belli, possino ammazzate! E io dovrei fare Domenica Inn con sta cariatide. Magari ci avrai te e sto stoccafisso del giurato. Io ho dei denti talmente bianchi che ci posso illuminare l'Olimpico notturna, te possino ammazzate! Sei rifatti questi denti? Dallo stesso che mi ha rifatti a me? Dallo stesso che te li rifà a te se non te stai zitto, perché io me levo una scarpa e te do una scarpata sulle gengive che te faccio saltare in pianto, capito? E io dovrei fare Domenica Inn con questa. Con questa lo dovrei fare Domenica Inn, secondo questa? Voi. Questa a me? Non me fa ride, non me fa, se no me scuscio tutta. Mamma mia, che impressione, Luca, pensaci te. Sì, Mara, quanto sei bella, quanto sei alta. Che devo fare, che devo pensare, Mara? Non devi pensare che devi armare di testa, lascia perdere. Boni. Boni, fermi tutti che sta arrivando l'ospite più importante di tutti, il giudice Antonio Di Pietro! Buonasera, buonasera. Grazie, grazie. Buonasera, sono Antonio Di Pietro, reduce dalle 2000 ore di diretta del processo Cusani. Giudice, ma lei qua?
Lei è qua per farsi leggere il futuro, pure lei? Ma certo che no, io il futuro lo leggo, mica me lo faccio leggere. Quello di Cuseni, per esempio, io l'avevo previsto per i prossimi 7 anni e invece era buono per 8. Volete che vi dica qualche cosa anche sul vostro? No! Non ce l'ho. Ma è vero? Senta un po', Giulio, leggo qui sulla palla, che sta per diventare ministro, è vero? Tutte palle. Io sto bene dove sto e gli altri invece staranno bene dove li manderò. Arrivederci! Arrivederci! Quanto è bello! Quanto è importante! Che classe sto giudice! Oh, ma ecco, buoni! Arriva la persona più importante, la medium per la seduta spiritica, la signorina Sublimia! Buonasera, sono Mademoiselle Sublimia e vengo da Parigi. E nel mio campo sono la migliore di tutti. Mademoiselle Sublimia, scusi, lei va in drum regolarmente? Beh, non sempre, dipende. Ma quando ci vado la gente è così carina. Gli uomini si alzano in piedi e mi lasciano il posto. In drum? In tram, in autobus e anche a piedi. Ah, anche a piedi? Mi danno tutto. Anche lei farebbe così con me. Non è vero? Mara, che devo fare, che devo dire a questa bella signorina, Mara? Lascia perdere sta signorina, se no te caccio da domenica in. Ma lei è sicura di essere medium? Medium? A me in genere mi dicono che sono super. Non è vero che sono super? E si vede veramente. Ma lei fa ballare i tavolini. Beh, veramente preferisco far ballare gli uomini, vuole ballare con me? No, ho detto che non ballo e non canto, Mara! Beh, allora le potrei fare l'oroscopo. Lei è cammello? No, è sellero. Ma no, il cammello è un segno dell'oroscopo birmano. Il cammello è molto docile, affettuoso. È tanto bisognoso di coccole. Mara, che devo fare, che devo dire, Mara? Ma fate sta zitto sto gallinaccio! Mara, m'ha detto gallinaccio! E c'ha ragione, comunque, cara Lollo, gallinaccio. A sto gallinaccio lo posso dire solo io. Ma andiamo, signorina Venier, scusi, lei che è sempre così signora. Ah sì, e tu guarda tutti sti scimpanzé che te ritrovi dentro casa. Oh, scimpanzé, a me scimpanzé non l'ha detto mai nessuno e non me fate storce la faccia perché sennò me saltano tutti i punti, possi in ammazzate. Vedete che ammazza me. Babuini, siete dei babuini. Ah, mi ha detto un babuino. Vieni qua. Mi ha detto un babuino, mi ha detto. Statevi zitti che sennò vi faccio un bombardata papa tutto quanto, sa. E qua, bel sellerone che me ne voglio sposare. Mara! Attenda la Mara, aiuto, Mara! Eccola la bibiona! Chi è la bibiona? Ma io ti sto... Aiuto! Che bibiona? Ma aiuto! Che Mara! Gentile, proprio gentile, mi piace partire che c'è. E meno male che ogni tanto le stelle da rotocalco vanno in vacanza, così per un po' di tempo ce le levamo dalle scatole. E le uniche stelle a cui penseremo saranno quelle del cielo, le più belle, nelle magiche notti d'estate che vi auguriamo tutti noi di banana. Ciao! Mani mortadella! Ora approfittando che non c'è nessuno voglio raccontare una storiellina. C'era la moglie di compare Zappitto, stava un po' male. Dice ci fa il marito, io vado dal medico. Farto vado dal medico.
Passa un'ora ancora non torna. E compare Zappito tutto preoccupato cominciava a camminare giù su per la cucina, chiappavano un bicchiere di vino se lo beveva. Passano due ore e la moglie di compare Zappito ancora donna e compare Zappito sempre più preoccupato. Ha richiappanato un bicchiere di vino se lo beveva. Passano tre ore ancora non torna. Alla fine torna la moglie, cara, sei stata dal medico? Dice sì, e che ti ha detto? Mi ha detto che mi devo fare un mese in montagna, un mese al mare, un mese in campagna. A dove mi porti prima? Da un altro medico. Guarda, eh? E adesso presentiamo l'allieva più giovane dell'istituto. Vieni avanti, Morgana. Buonasera, professoressa. Buonasera a tutti. Morgana, quale personaggio è venuto a trovarci per questa ultima serata? Una signora molto gentile che le assomiglia tantissimo, signor direttore. Sua sorella Cornelia. Buonasera. Ciao Cornelia, la sorella ad Adelippo. Ma chi sa tutte ste sgallettate che ciclano a qua dentro? Io gli ho sempre detto a mio marito, ma non hai capito che fortuna è capitata a quando mai a sta passata? Ciao, ma che preferivi? Preferivi l'erba Marietti a qualsiasi? Vai, erba! Ciao, sono Alba Marietti. E adesso vi presento una trasmissione veramente culturale. Dove vanno a finire i palloncini con Valeria Marini e Morgana? Musica! Finire i palloncini, chi lo sa dove vanno a finire questi palloncini? Eccoci qua di nuovo a parlare dei vagiti della Seconda Repubblica con i suoi scognamiglio e le sue pivetti. Buonasera onorevole. Buonasera, onorevole. Buonasera, grazie a Dio. Presidente. Presidente, sappiamo che lei vuole essere chiamata tutto al maschile. Sì, grazie a Dio. Possiamo esserle utili in qualche cosa? La foto. Quale foto? Ah, quella in cui lei appare nuda. Non dica quella parola. Scusi, Presidente, quella in cui lei apparirebbe senza vestiti nel momento in cui Eva, prima che il serpente... Non dica la parola serpente. Ma che io ho detto codica?
quella foto. Ah. Non si preoccupi, Presidente, era uno scherzo. Dunque non l'avete? No. Dunque non la mostrerete? Ma no. Dunque nessuno potrà vedermi come Eva? Ma certo che no, è contenta? Noi passiamo subito ad un altro argomento, è meglio abbandonarlo questo per il momento della Seconda Repubblica. Parliamo piuttosto di seduzione estiva e delle regole di buona educazione che ogni vacanziero deve conoscere per affrontare bene l'estate, i flirt estivi, le conoscenze occasionali, magari sotto la luna o in pedalò. A parlare di bon ton da spiaggia è la nostra esperta, la nostra cara professoressa Leonida. Bonsoir, bonsoir e buon vacanza. Buona danza, buonasera, sì. Buonasera cara professoressa, grazie dell'augurio. Allora ci dica, oui. In tema di vacanze è lecito parlare apertamente di sesso? Ma oui, naturalmente, perché durante l'été, durante l'estate, oui. Le calor, l'aff, l'aff è francese, le calde fanno ribollire le sangue e il richiamo del sesso diventa selvaggio. Bene, e come si concilia il sesso selvaggio col bon ton? Come si riconcilia? Sì, come si concilia? E dunque, le vuole per caso vedere? No, no, per carità, è solo un fatto teorico, ci spieghi l'esperienza del sesso selvaggio, lei che è un'esperta di sesso, selvaggio estivo. Se io sono un'esperta? Guardi, il signore della giungla, che è il signore della giungla, Tarzan, dopo una notte trascorsa con me... Si è fatto frate! Disgraziato, a te su quel chiappo ti scosso! No, 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 professoressa Leonida, ma no, su. Questi ragazzi, va! L'alunno Martufello voleva dire che Tarzan dopo una notte d'amore con lei si è fatta frate perché non avrebbe mai potuto ripetere quell'esperienza irripetibile, perché lei si deve rendere conto che è unica, professoressa. È vero, è vero, io sono sempre stata unica. Lei deve pensare che mio papà alla mia nascita disse... E mo come faremo per i pezzi di ricambio? Professoressa, non la prenda così, sono ragazzi, su, professoressa. Parliamo quindi dei cibi afrodisiaci, i crostacei, le ostriche. Se io adesso le dico cozza, lei che dice? Me levo la scappa e tarugno mezzegonna. No, allora passiamo a presentare la nostra galleria di Latin Lover, il famoso amante ladino che ogni latino, che ogni donna vorrebbe avere per sé in una avventura, di questi uomini così focosi, di questi Latin Lover. Secondo lei qual è il più focoso? Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Raimondo Vianello. Buonasera. Buonasera a tutti. Ma che stupendo. E benvenuti a Pressing. Sì, sì, scusi, sì. Caro signor Vianello, non siamo a Pressing. Lei è stato appena nominato dalla professoressa Leonida Latin Lover numero uno. Che bello. Numero uno, il portiere numero uno. Che bello, come siamo da buono, da così longo, da così giallo, pare un semaforo. Sì. Scusate, è pronta la camomilla? La camomilla, che sta chiedendo? Ma come? Chieda a camomilla e già Robby! Buonasera, benvenuti a Pressing. Sì, guardi, non siamo a Pressing, signor Vianello, noi qua stiamo parlando di sesso estivo, di Eros, di comportamenti erotici. Lei che cosa ci dice in proposito? È esausto, perché ha cioppi aplessi. Chiavi un sacco di aplessi, fa sempre aplessi, sempre. Adesso ce l'ho domando io. Bene. Signor Vianello? Signor Vianello? Lei che posizioni ci piace assumere? Quella del cibo o quella del samurai? Signor Vianello? Ma che farò? Oddio. Aiuto. Ma chi è questa qui? Un kamikaze.
Un kamikaze, Sandrino, un kamikaze. Ciao, kamikaze, io ti kamikazzi un da testa, capito? Te ne devi andare, ma, forza, so, so. E non aiuto. Ti permettere di dire queste parole a mia, capito? Aiuto. Malarugato, pagliolo. Fermate questa panza, una panza. Pagliolo, la cosa dei pazzi, tutti qua vengono, tutti qua. Professoressa, su, professoressa, non si accanisca così. Ancora di più, va bene. Buonasera, anzi, salve, sono Antonio Lubrano. Buonasera, signor Lubrano, buonasera, ci scusi, l'accoglienza un po' movimentata. Non mi facesse smuovere la nevatura, perché già prima c'è stato qualcuno che mi facesse smuovere la nevatura buona buona. Signor Lubrano, noi stiamo parlando di sesso estivo, del sesso, lei cosa ne pensa? Il sesso? Argomento interessante. Qui la domanda sorge spontanea. È meglio essere maschio oggi o femmina domani? Oppure viceversa essere entrambe le cose, acquistando un biglietto aereo per Casablanca? Insomma, transessuale o transcontinentale? La risposta è... Non lo so. Non ho sentito bene, cosa ha detto? Ha detto che non lo sa. Chi sa? Iave vent'anni che non sai. Ma insomma, ogni modo le cazzate, le devi andare, capito? Iave vent'anni che la domanda sorge spontanea. Che cosa? Interessante. La domanda sorge spontanea. Voi in attaccata adesso oppure in 10% in estate durante le vacanze? Ma lei mi corre giù. Ma tutte qua, ma non è cosa da pazzi. Incredibile! Professoressa, mi lasci dire che lei ha il sangue troppo caliente. Lei non mantiene il suo controllo, come invece riesce benissimo a fare Gabriella Carlucci. Sono venuta qui per fare il giochino dell'ombrellone. Com'è un giochino dell'ombrellone? Non so, certamente è un giochino tipicamente estivo, perché l'ombrellone è proprio il simbolo dell'estate, oserei dire. Sì, ma questa informazione io ce la posso domandare a lei, perché sennò mi mazzia, è da gennaio che mi mazzia. No, sia tranquilla, questa sera non la mazzia, perché è l'ultima puntata, lei gli chieda che cos'è il giochino dell'ombrellone, glielo chieda, professore. Capriella? Che cos'è il giochino di Lombrelloni? Il giochino di Lombrelloni si fa così, guardi lì. Sì, guarda qua. Sergio, vinto, Sergio, arrivo. Ma ti ha dato un coppo di Lombrelloni? Mi ha dato un coppo di Lombrelloni? Professoressa. Qui? Mi ha dato un coppo di Lombrelloni, per caso? Dica pure. Professoressa, ma il bon ton? Il bon ton? Ce lo dai sempre a solita. Ecco, appunto, grazie. Mi ha dato un colpo di ombrellone, che cazzo? E questa è la consueta conclusione delle nostre lezioni di bon ton. Noi torniamo al saggio finale dei nostri allievi con la riproposta di un balletto che tanto successo ha avuto, balletto che si può intitolare La Bella e la Bestia. Musica. Tanto tempo fa, in un paese lontano, lontano, un giovane principe viveva in un castello splendente. Madame Gaston, le obbedisco. Madame Gaston, la sua metà. No, non io, non garantisco la vita.
anche con noi. La bella e la bestia! Ehi, sta visto, professoressa, che bel saggio abbiamo fatto. Vieni avanti, bestia, vieni qua. Ah, se mi ha chiamato stavolta venga avanti subito, sul maestro. Io parlavo di quella bestia là. No, perché allora, siccome che mi ha chiamato, io ho inteso con la rete chiamare. Voglio raccontare una storia. No, non è il momento, scusate. E dopo che anche le bestie, si fa per dire, tra virgolette, racconteranno le loro storielle, noi adesso vi lasciamo proprio per pochi secondi, perché arriva un'altra cosa inevitabile, indovina che è la pubblicità. Sì, riprendiamo il nostro programma Buccia di Banana. Ormai sono ogni pennese in despota. Purtroppo ognuno ha le sue croci. Prego. Adesso ci devo raccontare la storia. C'è stava uno porta il cane al cinema. Allora si siede lui il cane, tutti e due così. Il cane tutto così attento. C'era un signore lì vicino. Chiama il proprietario del cane e dice: senti un po', ma lo sai che non ho mai visto un cane al cinema, ma non solo, ma così attento, pare che capisce tutto. E il proprietario fa: pensare quando ha letto il libro manco gli era piaciuto. A sermè, vado via! Ha voluto dare, come dire, la sua zampata culturale. Noi riprendiamo appunto il nostro argomento, e cioè gli albori, la nascita della Seconda Repubblica e quindi il riesame del lavoro che abbiamo fin qui svolto, e vogliamo riprendere un argomento che ci sta a cuore, e cioè la storia di Roma, che è stata trattata da una testimone eccezionale per noi, la Lupa. Eccola qua, la Lupa. Buonasera. La Lupa. E cioè Gabriella Labate. Uno dei temi ricorrenti della storia di Roma è il riemergere di partiti contrapposti: Mario e Silla, Cesare e Pompei, Rutelli e Fini. Lei per chi parteggia? Per le oche. Quali oche? Le oche del Campidoglio, quelle che salvarono Roma dai Galli. Ah, qui andiamo sul culturale. Ma che erano ste oche? Come? Io sono l'anga pasqualina che dà l'allarme quando il nemico si avvicina. E io sono l'oca di Uliva che non gliene frega niente di chi arriva. Perché tu sei un'oca qualunquista, io ho dato l'allarme contro il loccone Berlusconi. E io ho dato l'allarme contro l'ochetto, poveretto. E io strillo più forte di te. Ma chi ti credi di essere? L'oca Sgarbi? Sgarbi casomai amico tuo. Ma non potreste mettervi d'accordo? Mai! Non siamo oche consociative. Però... una volta tutte e due insieme avete salvato Roma dai Galli. E il fatto è che no, non ci sono manco i Galli, solo capponi. Ma allora il pericolo da dove arriva? Il pericolo viene da destra. Perché tu sei un'oca di sinistra. T'hanno visto in piscina con l'oca marina. E allora te che t'hanno visto in salotto con l'oca marzotto? Senti, abbassa la voce, se no con te ci faccio erpate. No, vada che bella l'oca Giuliva. Tanto a te non ti invitano da nessuna parte. Oramai sei out. Io out, e allora tu che andavi sempre al tartarughino con De Michelis, ti chiamavano la sottopanza. Ma chi lo conosce a De Michelis? A me mi piace storace. Sto che?
voce, il portavoce di Fini. E come gliela porta sta voce? E che ne fa con un registratore? Senti un po'. Ma con questi della Lega. Senti un po', ma con questi della Lega, con questi della Lega, si lega? Speriamo, se no la sera qui come mangiamo? Io comunque non accetto più inviti. E neanch'io. Ok, dica. C'è un invito per la festa dei Berlusconi questa sera. È mia. Eccoci. Anzi. Ok, ci. Qua. Hai capito? Hai capito, caro Passero? Qua non ci si può fidare manco delle oche del Campidoglio. Basta spargere in giro un po' di mangime che a Roma trovi subito chi lo becca. Però, nonostante tutto, c'ha proprio ragione Antonello Venditti. Roma è sempre Roma Capoccia. Quanto sei bella Roma quando è sera, quando la luna si specchia dentro al fontanone e le coppiette se ne vanno via. Quanto sei bella Roma quando piove, quanto sei bella. Sei bella. Vedo la maestà del vostro, vedo la santità del cupolone e so più vivo e so più buono. Non interasso mai come capoccia del mondo. Proprio non mi derreggi, non so come scegliere con questi capellini. Dunque cominciamo con questo, vediamo questo cabanana, come mi sta questo cabanana, vediamolo allo specchio, no, quale non mi piace. Vediamo questo capiselli, come mi sta questo capiselli, no, i piselli assolutamente. Vediamo quest'altro, cara, no, cara, sei pronta, dobbiamo andare. Dove dobbiamo andare? Via, è l'ultima puntata anche per noi. Ma no, io non ho niente da mettermi. Niente, solo dei cappellini mi hai fatto spendere in capitale, niente. Certo, rinfacciameli, pure i denari rinfacciami. Io che ho dato la vita a te, a quel disgraziatello di tuo figlio. Io l'ho dato a te. Che parlavate di me? Chi è? Che cos'è sta cosa? Nicolino, che cosa ci fai? Ma che cosa ci fai con tutta questa roba? Beh, visto che dobbiamo andare via, allora ho pensato di portarmi qualche ricordino, una cartina di una ballerina, una bella
parrucca e poi questo qui lo sacchiotto della signorina Marini. E voi avete dimenticato qualche cosa? Non mi pare. Mi sembra di sì. Voi avete dimenticato lui, Super Attack. Vero è! Eccolo qua! Guarda! Ecco, Super Attack non deve mancare, ma è possibile dopo tutte queste puntate che ancora non ve lo ricordate? Super Attack è l'amico che bisogna tenere sempre in casa, perché Super Attack ripara, ma che dico, rinnova legno, metallo, cuoio, plastica, ceramica. Aspetta un po'. Hai detto rinnova? Rinnova sì, perché Super Attack, eccolo qua, Super Attack fa nuovo tutto quanto in 10 secondi. Dammi questo sacchiotto. Aspetta, eccolo qua, ce la mettiamo qua. Cara! Contiamo? Cara, ma che fai? La stilista! Ecco che cosa faccio, creo, mia mamma me lo diceva sempre, fai la stilista. E poi con Super Attack è facile, è assolutamente facile, ne metti un pochettino, ecco qua, 10 secondi e la tua creazione è fatta. Aspetta, due, è uno, e tre, due, e quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e 10, fatto. Aspetta, come mi sta? Oh, cara, sei bellissima! Ecco, adesso sì che possiamo andare via. Naturalmente portati con te Super Attack. Ah, certo, questo lo metto in tasca. Adesso ti dammi il mio orsacchiotto. Calemano, ti si stacca con più facilità la tua orecchia che l'orsacchiotto attaccato con Super Attack. No, perdonami, ma mi dimenticavo che Super Attack unisce... E non tradisce! Ma che cosa bella che manda! Buonasera a tutti quanti, 2 de maggio del 1994, cari benvenuti a Sezza Italia. Il tema della serata di stasera è il successivo seguente, 2 punti, Seconda Repubblica, oppure item compatate come quell'andra? E mo che vorresti dire con ste patate? Ma tu fai chissà ignorante, non capisci un tubero. Idem con patate è una locuzione latina, significantesi, non è che sta Seconda Repubblica non sia mai e rassomigliasse tutta quanta alla prima? Dico bene, ma tu fai? E bene, che fai? Ma rubo il mestiere? E quale spiegazione devo dare io, sa? Dunque, a dibattere la questione sarà, come sempre, i qua sinistravi con Barendonio alias Tariprego e con Bare Peppe, meglio canusciuto come Irmonnezza. Fateci il viato, dare fre. Io con patate o senza patate, sta Seconda Repubblica non è che la vedo tanto bene. E perché? E perché dipende tutto dalla pecora di cima capo. E te pareva? Vieni dietro nel concetto. Se la pecora di cima capo è buona, che cioè sape in dove che andare, eccoti che tutte le altre pecore, in quanto per l'appunto pecore, gli viaggia appresso come un solo uomo. Ma mettimo invece che la pecora di cima capo e l'offia e va sbattendo di qua e di là, le pecore che fa? Se smarisce e se sprappaglia. E te saluto Brigida! Ma dimmi tu se ti pare giusto, se alle soglie del terzo millennio, un discorso ortologato,
Come quello della Seconda Repubblica, deve andare a finire in termini di pecore. Ma che c'è zecca? E beh, ma perché? C'è zecca e c'è garza, si è per questo. La pecora è un animale tantesco. Me l'hai inteso, Casma? Omini siate, e no pecore matte. Oh. È perché la Sacra Bibbia andava a mettere, ma mai vorreste dire che nel gregge della Seconda Repubblica non ci sta qualche pecora nera? Se per questo c'è sta pure qualche mondone cornuto. Oh, e mo non è che attacchi un'altra volta a parlare allusivamente di corna, eh? Io non l'ho detto per niente, caro Tarfrego. Casomai sei tu che autoludesti. Capirai, con sacuta di paglia che te ne trovi a letto tutta la notte. Ammesso che te la ritrovi poi, eh? Ma repè, basta mo che ti infilo un rito in dall'occhio che non ti ci ritrovi qua, non ti ci ritrovi, sai? Io ti do un cazzotto che ti spacco un quattro canto di svizzeri, stai attento, sai? Stai solenzio! Con tante pecurate per la stai assoluto! Se non gli apposta setio te la metto per croata! Siamo uomini! O lei un cavalli! Devo parlare! Solenzio, un giovino! Signori, che cos'è una seconda repubblica? È un apostrofo rosa messo tra le parole non fate gli stronzi. Il resto è opposizione e con questo da Sezza Italia è proprio tutto. Arrivederci, anzi, ciao. Ciao, e passiamo la parola al nostro professore André Della Roche, che ha interpretato nel corso delle nostre puntate, reinterpretato la storia del jazz. Questa sera è la volta di Louis Armstrong, del quale sentiremo la voce. Louis Armstrong che interpreta Mackie Messer, il celebre capolavoro di Kurt Weill, nella reinterpretazione del nostro grande professore André Della Roche. Musica! Pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife as Mackie, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, where's Mackie, dear? So there's not a trace of red. Sookie Chatley, Jenny Diver, Lottie Lynn, yeah, sweet Lucy Brown. Yes, the line bounds on the right, dear. Now that Mackie's back in town. Interprete di tanti successi, anche per lui questa sera il cappello vola. Grazie professore, potete andare bene, grazie. Noi siamo arrivati alla nuova e per quest'anno ultima lezione della nostra professoressa Valeria Marini. Buonasera di nuovo. Buonasera professoressa Valeria.
Qual è il tema della sua lezione, che sarà certamente dedicata ai comportamenti da tenersi durante le vacanze? Dunque, il tema di oggi è: se andate in un castello abitato da Dracula, come vi dovete comportare? Le piace? Bellissimo, e chi gliel'ha suggerito? Giuga Scasella. Buonasera, buonasera, sono Giuga Scasella. Sono Giuga Scasella. Grazie, grazie, grazie. Potrete unire le vostre mani e le scioglierete solo quando lo dirò io. Solo quando lo dirò io, solo quando lo dirò io. A Giugas. Ma basta con sto gioco, però, perché molti telefonano che non riescono più a staccarsi. Solo che quando lo dirò io, solo quando lo dirò io. Prego, Valeria, congiunga. In che modo? Così. Ecco, le ho congiunte. Adesso? Adesso potrò scioglierle solo quando lo dirò io. Solo quando lo dirò io. Ma quando lo dirà lei? Adesso, faccio come me, così. Quanti soldi? Cosa è successo? Aiuto! Mi hanno fregato! E adesso come faccio a sciogliermi? Solo quando lo dirò io, solo quando lo dirò io! Aiuto, me l'ho fregato! Aiuto! Bravo, aiuto! Complimenti! Solo lei ci è riuscita, professoressa Valeria! Allora, ci illustri questa sua teoria su Dracula? Senz'altro, tu ci cerchia! Hai mai visto Dracula? Sì, un sacco di volte. Al cinema? No, no, al fisco. Come succhiano il sangue quelli, ma anche i vampiri. Ma no, stai zitto. La professoressa intendeva parlare del principe delle tenebre, del signore del castello che si sveglia di notte e succhia il sangue alle sue vittime. C'ho paura, signora, vedetemi le prote. Ma su, ci cerchia, non aver paura. Dracula non ti azzannerebbe mai. E perché? Perché lui cerca giovani donne da assoggettare ai suoi desideri. Ma tocca pure vedere com'è sto Dracula. Ma ci potrebbe pure assoggettare, ti credi? Con le ragazze. Sono ragazzi, non si faccia caso, ci perdoni, professoressa Valeria, chieda piuttosto, deve essere più preparato a Martufello, chieda. Sì, signora maestra. Hai mai visto Dracula? Dracula proprio no, però al paese mio c'è uno che mi presta le sorde a strozzo, lo chiamiamo Draculino. Hai da vedere come succhia. Anche le donne? Principalmente le donne. Una volta con Mario Zinnatosta si è fatto un prestare mezzo milione, hai da vedere quante volte gli ha dovuto dare. Interesse? Sì, altro che interesse. Ma no, io sto parlando del conte Dracula, principe di Transilvania, che combatté contro i turchi e che è legato alla sua vittima da un'eterna storia d'amore. Ah, io penso che lei ce lo illustrerà meglio con un balletto, vero professoressa Valeria? Senz'altro. Vada a prepararsi, lasci questi zotici alle loro miserie, ma non vi rendete conto della poesia di Dracula, sul quale sono state scritte migliaia di pagine, al quale molti registi hanno dedicato Dreyer. Se ti dico Dreyer, tu che pensi? Una birra, certo, invece niente. Francis Ford Coppola ha dedicato un film bellissimo anche a Dracula, ma cosa c'è di più nobile che succhiare il sangue ai ricchi per darlo ai poveri? Ma Dracula faceva proprio così. No, e chi era scemo? Musica, musica! There's a lot of
Ed è con questa allegria! Sono morte tutte, ma si ripiano subito, non vi preoccupate, vedere che siete vive, mostrate il vostro sorriso, riconquistiamo la fiducia di coloro i quali ci stanno vedendo, ai quali adesso dobbiamo dire, e speriamo che la accettino, come appunto va preso questo colpo di scena, che adesso c'è un breve attimo di pubblicità, non ve l'aspettavate, e invece c'è. Più importante del nostro programma, fra poco ci immergeremo nella cronaca politica per riferirvi in anteprima quanto sta accadendo riguardo alle trattative segrete per la formazione del nuovo governo. Un regalo per me, grazie Silvia, grazie, io ho ricevuto parecchi messaggi femminili in questi ultimi tempi, non vorrei montarmi la testa, ma Bucce di banana, eccolo qua, la videocassetta di Bucce di banana. Questo sì che è un regalo, un'ora e mezzo con il meglio di Bucce di banana, ed è quello che potrete fare anche voi, perché oramai è facile trovarla in giro, il regalo che potete fare anche voi, così potrete rivedere voi stessi e far rivedere qualche momento piacevole della nostra trasmissione con Leo Gullotta, Oreste Lionello, Valeria Marini, il sottoscritto e tanti sketch, tanti balletti, eccetera. Ma ora passiamo senz'altro alla cronaca in diretta delle trattative per la formazione del nuovo governo Berlusconi. Oh, ma ecco che arriva lui, l'onorevole Bossi in persona. Allora, questi ministeri ce li dà o no il Berlusca? Dove sei, Emilio? Sono qui, Umberto! Te l'ho detto mille volte, noi ci dobbiamo battere sul programma, non sui ministeri. E quale sarebbe il programma? Il Berlusca vuole fare il ponte sullo stretto di Messina. E noi cosa rispondiamo? Cosa rispondiamo? Niente ponte sullo stretto di Messina. Urca, ma il ponte serve anche per l'occupazione. Ah, certo, e allora cosa? Cosa ti propone il Miglio? Cosa ti propone? A posto del ponte, una bella saracinese. Sullo stretto. Sì, certo, sarebbe meglio all'altezza di Firenze, ma pensa che bello, si chiude e non ci sente più parlare di meridionali. Cosa te ne pare? Bellissimo, ma intanto bisogna vedere cosa sta combinando quella Zarun. Ci deve dare le garanzie, non se la può cavare con la nomina di quei tre bonzi lì, i saggi. Cosa interessa a me, cosa frega a me dei bonzi? Mica siamo nel Tibet. Io ho un'idea, ce l'avrei. Sputa l'osso. Il semplice, molto semplice, il Silvio ha 3 televisioni. Le dà a noi e noi garantiamo. Geniale, e noi le chiameremo Canale Bossi, Rete Miglio e Italia Spaccata. Se il Berlusca non ci sta... Ci buttiamo a sinistra, con l'Occhetto. Bravo, parla con l'Occhetto, parla con l'Occhetto. Bravo. Parla con l'Occhetto, parla. Bravo. Bravo, Bossi, lo sapevo che prima o poi ci saremmo incontrati. Allora, sei dei nostri? Momento, chi sarebbero questi nostri? Io, i progressisti, Rosy Bindi. Dai, Umberto, dai. Dai Umberto, dai, vieni con Umberto. Noi. Ma dove vi portate? All'opposizione. Ma siete matti, bastateci voi all'opposizione. Crapum! Lo sapevo che ti saresti buttato col Berlusca, opportunista.
Ma vada via il sapo! Vieni, Achille, lascialo perdere tanto. Tu, ahimè. E tu, ahimè. Ahimè. Capo! Capo! Il Berlusca ha già pronta la lista dei ministri. E quanti sono dei nostri? Non si sa, non la conosce nessuno. Oh, ecco il Fini! Allora... Siamo alla stretta finale, da un momento all'altro, dovrebbe uscire la lista. Ma tu sai niente? No, e tu? Neanch'io, non vorrei che il Berlusca si pregasse entrambi. Io spero che preghi solo te. E io solo te. Questa si chiama alleanza di governo. Per me i ministri non contano, quel che conta è il programma. Quindi se anche tutti i ministri fossero della Lega, tu saresti d'accordo? Teoricamente sì, forse però non lo sarebbero i miei. Alessandra, per esempio. No, che non sono d'accordo, no. Che ministri vorresti tu? Almeno 7-8, più il tesoro e l'interno. E anche qualche altro? Bene, una zinnata in bocca? Per esempio? Alessandra, moderati! E piantala questa moderati, per il gusto mio sei anche troppo moderato. Capo, il Berlusca è andato da Scalfaro con la lista. E noi? Ma guarda, io adesso vado al Quirinale e spacco tutto. Ah, se c'era nonno! Ma dove vuoi andare? Non capisci che ci conviene aspettare per il bene del paese? E poi alla vicepresidenza c'è sempre Tatarella! Me coglioni! E noi? E noi abbiamo Maroni! Maricoglioni! Capo, capo, ecco la lista dei ministri! Dai qua! Questa la leggo io! Esteri, Pippo Baudo. Interno e religioni, Emilio Fede. Giustizia e quiz, Mike Bongiorno. Pubblica istruzione e congiuntivi, Gianfranco Funari. Finanze e nuove risorse, Moana Buzzi. Cultura, Celentano. Agricoltura, Aldo Biscardi. Difesa, Renato Zero. Lavoro, Fiorello. Casino, Pannella. Ma sei sicuro che questa sia la lista? Se non è la lista gli va vicino, tieni. E adesso che facciamo? Io voto a favore. Io pure. Io affilo la zinna. Attenta a te, Silvio. Come te muovi? Te fulmino. In cui il preside Pippo è momentaneamente occupato per fare una cosa che non ho mai fatto, leggere una delle tante lettere che mi è arrivata in questi mesi, sono appena 2 righe. Allora, è un ragazzo che mi scrive: cara Valeria, ma tu come sei in realtà? Mi piacerebbe tanto sapere che oltre al resto sei anche una ragazza intelligente. Tuo Marco. Caro Marco, come si fa a dimostrare l'intelligenza? Pensa che pare che anche ad Einstein abbiano fatto un test e sia risultato quasi cretino, quindi ti devi fidare. Oh, signor preside! Professoressa Valeria, ma cosa stava facendo? Beh, parlavo di Einstein. Ah, il famoso culturista, quello che disse: datemi un punto d'appoggio e vi solleverò Spadolini. Sì. Ma è il momento, professoressa, di riprendere i temi svolti durante l'anno. Di questi temi, qual è il suo preferito? Beh, forse è stato il balletto di Aladdin. Ah, Aladdin, sì. La storia della lampada magica, bastava sfregarla, usciva fuori il genio ed esaudiva 3 desideri. Lei quale desideri vorrebbe vedere esauditi? Un grande amore. E poi? Un grande amore. Va bene, poi ci dica che il genio si sta spazientendo.
L'amore del pubblico. Ma questo se lo deve meritare. Bene. Allora vedremo se me lo meriterò. Vediamo, vada a prepararsi. Grazie. E noi vi riproporremo adesso Valeria nel balletto Aladdin, ispirato all'ultimo capolavoro della Walt Disney, uno dei più prestigiosi lungometraggi d'animazione, di una perfezione tale che qualcuno l'ha definito addirittura giapponese. E a guardare bene, tutti i personaggi ci avevano gli occhi a mandorla. Caro Topolino, non è che tra un po' diventerai pure te Tokyo Lino? Musica, Aladdin. La mia terra di fiabe e magie, credi a me, ai cammelli che vanno su e giù, e ti trovi in galera anche senza un perché. Che barbaglio, ma è la mia tribù. Brilla il sole da sud, soffia il vento da nord, c'è un'intensa complicità. Sul tappeto ora va, dove andare lui sa, nelle notti d'Oriente andrà. Le notti d'Oriente, tra le spezie e i bazar, son calde, lo sai, più calde che mai, ti potranno incantare. Preferire questo Aladino, complimenti, bravi, bravi, complimenti a tutti, benissimo. Ed eccoci arrivati all'inaugurazione della prima fiera campionaria del giornalista. Stanno per entrare, eccole, Lilli Gruber, Carmen, la sorella, e Maria Luisa Busi. Oh, care professoresse, buonasera, buonasera. Volete spiegarci in che cosa consiste questa fiera? La fiera è un gran punto di incontro tra tutti i giornalisti che in vista di certi cambiamenti si ripropongono. Cioè si riciclano. Ma cosa dice? Scusino. Tutto al più si tratta di una esposizione. Ah, se ho ben capito, è come una bancarella sulla quale si trovano carciofi, peperoni, broccoli, marzulli, minoli. Più o meno. Ecco, e clienti se ne vedono. Ma che è proprio una pena, guarda. Arrivano, annusano, toccano e vanno via. Ma vanno via quando vedono te? Ma casomai dove vedono te? Queste due vicino non mi guardano manco più a me, che so tanto caruccia. Hanno detto che sono la risposta italiana a Sharon Stone. Bella risposta, potrebbero starsi zitti.
invidiosa. La sagnona. Nana. Io ti spiazzo. Un momento, signore, su. La domanda è, ma è un momento così duro per i giornalisti? La recessione ha colpito così a fondo? Chiediamolo al direttore del TG4, Emilio Fede. Buonasera. E sia lodato Berlusconi. A volte mi domando, ma cosa c'era prima di Silvio? Che nome mistico. E mi rispondo, il caos. E io sono felice perché Silvio l'ho conosciuto, gli ho parlato, e quando lui mi ha detto, alzati e dirigi il TG4, io ho obbedito. Fede, ci dica che cosa ne sarà di tutti i giornalisti in esubero alla RAI e alla Fininvest. Potranno trovare sistemazione qui alla fiera del giornalista? Io penso di sì, basta avere fede in Silvio, o Silvio in fede, che è lo stesso. Ma si tratta, molti pensano, si parla di tagliare molte reti per mancanza proprio di spazio vitale e anche di pubblico. Al contrario, Silvio farà aumentare l'audience televisivo da 25 milioni circa a 500 milioni di persone. Ecco, bravo, ma come sarà possibile se gli italiani sono soltanto 46 milioni di persone? Ci vorrebbe un miracolo! Certo, la moltiplicazione dei telepani e dei telepesci. Dottor Fede, ma questa è idolatria, vediamo che cosa ne pensa il giornalista che senz'altro la penserà diversamente, un giornalista grintoso come il conduttore di Mixer, Giovanni Minoli. Buonasera, sono Giovanni Minoli, la mia trasmissione Mixer è sempre stata imparziale. Beh, proprio imparziale no, lei era molto vicino a Craxi. Chiunque può dire che io invece sono sempre stato almeno a 50 centimetri di distanza da Craxi. Bene, qui alla fiera del giornalista come si riciclerà? Come fioraio specializzato. In cosa? In garofani. La Gruber è invidiosa perché sotto la quercia ha raccolto solo ghiande. Secche. Signore, per cortesia calmatevi, perché sta per arrivare una vostra splendida collega, la conduttrice dei Pirenei, Rosanna Cancellieri. Buonasera, sono Rosanna Cancellieri. Ci avete fatto caso che appena entro io si illumina tutto e la tinta nuova che mi sono fatta, che si chiama Vampe al tramonto. Sono una bomba sexy a orologeria. Cara Rosanna, parafrasando un famoso racconto di De Amicis, potremmo dire che un dì si andava dagli Appennini alle Ande, adesso si va dai Pirenei al telegatto. Ma che stai a di Appennini, Ande? Ma chi so, i nuovi parrucchieri che stanno dietro la RAI? Lo sai che io vado sempre da Michel, è divino! Ma non lo vedi che sono tutta una vampa? Bene. Cara Rosanna, lei cosa propone qui alla fiera del giornalista? Bene, io propongo Estasi, una videocassetta di 20 ore e mezzo con tutti i primi piani della mia faccia, di fronte, di profilo, di tre quarti, di sette ottavi. È una goduria. Bene, complimenti, ma ecco che arriva fra noi il presidente Berlusconi. Buonasera Presidente, grazie di essere venuto ancora fra noi, forse questa è l'ultima volta che lei calca il nostro palcoscenico, impegnato com'è per la formazione del nuovo governo. Ci dica Presidente, cambierà la Costituzione, come diventerà l'Italia, o una repubblica presidenziale o una monarchia repubblicana? E le USL, verranno abolite, l'INPS. Non mi sciva, l'INPS proprio si vede che... Ci dica, Presidente, e da vecchi andremo in pensione o ci conviene andare direttamente all'URD? Presidente, ce lo dica lei, non se ne vada così senza una risposta. Ho visto Silvio.
L'ho visto in tutta la sua grandezza. Era alto, bello, biondo e cavalcava un cavallo bianco. Silvio, ho sentito anche la tua voce che diceva I love you. Fede, sei un pazzo visionario, schiavo di Berlusconi come quel pallone gonfiato di Giuliano Ferrara. Tu a me il pallone gonfiato non lo dici, hai capito, Minoli? Hai capito? Perché? Se no ti do una bastonata in fronte, cinice, anche a te e a sto vecchio morto del bene. Ma perché? Dobbiamo salutare il pubblico. Ora la professoressa Valeria ci darà un appuntamento per la prossima settimana. Un appuntamento sì, ma non per la prossima settimana. Stasera vi diamo solo un arrivederci, perché questo è l'ultimo speciale di Bucce di Banana. È vero, questa sera noi ci lasciamo dopo 13 appuntamenti iniziati felicemente il 1 gennaio e conclusisi grazie al lavoro e alla collaborazione di tante persone a cui diciamo grazie. Veramente la nostra è stata un'avventura assolutamente incredibile, i colpi di scena che ci hanno visto interpreti di quanto è accaduto, le emozioni che siamo riusciti a vivere e speriamo a far vivere il pubblico sono veramente inenarrabili. Non nominiamo nessuno perché saremmo troppi, ma consentiteci di ringraziare chi ha tanto sofferto per noi, con noi, il nostro regista Pierfrancesco Vingidore. Veramente ha lavorato molto, non certo meno di noi. Lui in un certo senso rappresenta tutti quanti i nomi, certo, è con mestizia che diciamo questo, leggerete un pochino di tristezza in noi, però è così, grazie al pubblico che ci ha tanto seguito, veramente grazie, chissà cosa ci riserva il destino, ci rivedremo presto, speriamo, e intanto vi diciamo con Rosanna Cancellieri, senz'altro ci rivedremo presto, e intanto si è fatto tardi e noi ai bambini che ci hanno seguiti diciamo ninna nonna. Anche i matti quando è notte benedetti già vanno a letto come tutti benedetti già con un latte e tre biscotti tutti a nanna e si fi la Petrolini, è finita, è irrimediabilmente finita.
Grazie a tutto il pubblico numerosissimo che ci ha seguito con affetto, e questo applauso del Salone Margherita suggella queste incredibili serate, questa incredibile avventura che abbiamo vissuto e che speriamo di rivivere. Grazie a tutti, grazie ai miei colleghi Valeria Marini, Leo Gullotta, Oreste Lionello, Gabriele Labate, Mario Zamma, Marco Fello, Mattioli, i nostri invitatori Frisi, Marconi, Andrea De La Roche, non riesco a dirli tutti, Aldo De Luca, Morgana, grazie, veramente grazie. È finita, come dire, non abbiamo parole per esprimere i nostri sentimenti, è un applauso che non finisce mai. Grazie a tutti, che Dio ci assista, è il caso di dirlo, auguri.